Attualmente presso l'Istituto Comprensivo di Spotorno Scuola Media sono presenti 8 classi e 183 alunni. Una nuova classe prima a tempo prolungato e quindi rispetto all'anno scorso che erano 7 siamo passati a 8. Tenga conto che non hanno più laboratori, ci sono 8 classi in 8 aule. La mensa il Comune di Spotorno l'ha organizzata come ha potuto. La mensa come l'anno scorso è divisa in 2 turni e una classe frequenterà la mensa presso un'altra scuola, perché qua lo spazio in effetti con 2 turni si esaurisce. Quello che interessa a noi è che questi bambini abbiano un tempo scuola vivibile e in sicurezza. Allora, tutte le aule sono adeguate a norma nel rispetto dello spazio, della sicurezza e di tutto quello che può essere il servizio. Per esempio oggi fanno 8 ore che sono vissute in classe, ci auguriamo che almeno l'intervallo glielo facciano fare fuori, aspetteranno seduti sugli scalini dell'atrio. Speriamo che oggi, se non piove, li facciano uscire in cortile 25 minuti per aspettare il turno. Ma non ci sono nessun motivi di preoccupazione per la sicurezza. Faccio parte del consiglio d'istituto che aveva deliberato intorno al 20 di luglio, il 15 veramente, di spostare tutto il corso B nella scuola media di Noli, che sta aspettando il codice, che ha avuto già una delibera positiva dalla provincia. Quest'ultimo anno la volontà della scuola del comprensivo di Spotorno era quella di aprire la scuola di Noli in quanto risorsa per il territorio. Infatti sino ancora alla fine del precedente anno scolastico c'era questa volontà di portare tutte le classi, le 3 classi a Noli. Poi successivamente con l'intervento comunque anche di tutti gli organi scolastici competenti si è purtroppo giunti alla decisione di trasferire tutte le classi su Spotorno. E alcuni genitori non erano d'accordo con lo spostamento e alcuni di essi hanno fatto appunto questa lettera al provveditore, per quello che ne possiamo sapere in consiglio d'istituto, perché in realtà questa lettera non l'hanno neanche inviata per conoscenza alla scuola, e dove appunto calcavano molto la mano sul fatto che Noli non avesse il codice. La cosa che vorrei dire è che sarebbe bene che in realtà così piccole si collaborasse e non si facesse la guerra, perché queste diventano veramente guerre tra poveri, che sono dei brutti esempi anche per i nostri figli.